Ma il futuro del settore è legato ai giovani. Oggi siamo qui in questa scuola, la Scione di Palermo, piena di giovani, e il nostro futuro sono loro, quindi tutto ciò che facciamo è dedicato ai giovani e non solo ai nostri colleghi. Oggi abbiamo coniugato due cose con questo seminario, che è informativo per quanto riguarda le imprese odontotecniche, ma abbiamo voluto che venisse fatto questo seminario presso la scuola professionale di Stato, affinché i ragazzi delle quinte dell'ultimo anno, quindi di maturità, potessero già affacciarsi in maniera più completa e più compita di quello che li aspetta nel fare professione, nel fare impresa. Questa è una giornata importante perché si sta coniugando il mondo del lavoro col mondo della scuola, cioè dare un'opportunità alle nuove generazioni di cominciare ad avere il primo contatto con il mondo della professione di odontotecnico. Innovazione ed esperienza, futuro e attualità, odontotecnici che già lavorano e futuri professionisti. Questo è il tema con le novità con le quali ci misuriamo, in particolare il nuovo regolamento sui dispositivi medici, che non fa altro che evocare il ruolo di fabbricante, di grande professionista in questo settore per quanto riguarda la salute dell'utente finale, del paziente che deve utilizzare appunto questi dispositivi. E quindi l'esperienza degli attuali odontotecnici e l'innovazione che porteranno ulteriormente, già in questo settore così talmente innovato, i futuri ragazzi, studenti in questo contesto in cui ci troviamo oggi.